Bella raga e bentornati qua sul canale di Pompemo. Come vedete nella schermata nera non siamo a lutto, ma siamo bensì sulla prima seria missione di Hitman Blood Money. Inizieremo questa saga perché il GT47 merita in quanto ha una pelata forse più lucente della mia. Attenzione, quindi andiamo subito avanti. Let's get it on. Wow, it's come here. I try to find the Delgado family in Mexico. A chi è il Pompelmo? È nel Messico, guys! Questo Spanglish, guarda. Hola, a chi? Watching the Delgado family. I try to kill entire family. Let's go, guys! Wow! Fantastico. Pompelmo per l'English. Ma aspettate che vi... Sistema anche i livellini, perché questo giochino qua è un po' anonimo. C'ha un bell'audio, bello, però si sente poco. Adesso vediamo in corso d'opera se vi migliora. Ragazzi, se volete sentire più la gente 47, ditemelo, eh. Comunque sentite gli uccellini. Guardate, fino a che sono così, io ieri uccidevo tutti. Ma il segreto dell'agente 47, che lui, pur essendo pelato con un codice barra dietro, camminando con una borsetta che ovviamente nel peggiore dei film di Bollywood sarebbe riconducibile a un fucile armato, comunque lui riesce a infiltrarsi dappertutto. Attenzione, cioè, logica dei videogiochi, ragazzi, logica dei videogiochi. Shish. Shish. Spettacolare, Gustavo Fring, I love you so much. Vedete, qua non posso entrare, quindi mi butta fuori, però io ovviamente preparerò qui. Non mi faccio vedere, mi metto qui, faccio finta di fumarmi la sigarettina. Ta-ta-ta-ra, ta-ta. E Alessandro, non fare il mio stesso errore, studia. Fidati. E voilà, siamo dentro! Ci stiamo addentrando negli interni dell'accasato. Gran. Hello, Enzo 479. Hello, hello. Thank you so much for following me. Yoo-hoo. Thank you. Yes, I'm a real cosplay of Agent 47 in real life. You look now. I enter in this room. Something, have you watched me? But me, I. Ew. Con la plomb, però, visto che mi hanno visto, purtroppo. E sta arrivando anche qualcuno, purtroppo. Qualcosa è andato storto, ma ancora un po' di energie per riuscire in questa missione, quindi qualcosa è andato stortissimo. Mi sono fatto notare, ma ritenteremo, perché la strada, la via giusta è questa, ragazzi. And the magician is now. Something goes. Something G. Ok, and now I am invisible. Wow. There are a lot of cadaveri here, but it's all okay, boy. Now I can save the match. Because it's a good point, this. Saving game, yeah. Woo.
Neu. And now we are going to find Mr. Delgado. You listen now the violin of Mr. Delgado. You don't watch me. I'm a guard of Mr. Delgado. Yeah, hello boys. It's me. Okay. Delgado is here? I don't know, but I had to kill two guards. It's some difficult now. Yes, I'm me. I'm a guard here. And I can kill all guards now. And the magician is now. Something goes. Something G. Okay, and now I am invisible. Whoa! There are a lot of cadaveri here, but it's all okay, boy. Now I can save the match. Because it's a good point, this. Saving game, yeah. Woo. Now. And now we are going to find Mr. Delgado. You listen now the violin of Mr. Delgado. You don't watch me. I'm a guard of Mr. Delgado. Yeah, hello boys. It's me. Okay. Delgado is here? I don't know, but I had to kill two guards. It's some difficult now. Yes, I'm me. I'm a guard here. And I can kill all guards now. I try to enter in Delgado. In Delgado. Oh, ah no. I had something better. With. But he's here. Okay, Delgado has killed, has died. Ore de toda la noche, belleza, aquí. E vamos a cercar el Delgado members family, ragazios. Está aquí. Forse. Oh mamma mia. Esco. Esto es lui, el Delgado. Sono alla guardia, aspettiamo che ritorni di giù. Aspettiamo che si. Facciamo finta di nulla, ragazzi. E torna in cantina. Ovviamente ha fatto un grosso party. Ma no, Gustavo, non è botta. Se uno si impegna, i risultati ce li ha a scuola, assolutamente, assolutamente. Uno si impegna nei videogames, uno si impegna nel mondo della scuola e ottiene risultati. L'importante è impegnarsi. Oh, sento che forse. Niente, come non detto. Però.
Silizia una guardia, io lo uccido in maniera silenziosa, perché ho poche energie, ragazzi, quindi devo aspettare il momento opportuno. Però se la guardia se ne va, guardate io cosa faccio. Gli facciamo anche un'iniezione letale per essere sicuri di averlo killato. E adesso Delgado es muerto, stequitos a terra. E io es mimetico a chi? Faccio finta di non vedere niente. Ho visto Delgado morire. No, anzi, no, hai visto Delgado morire, ragazzios. E now scappar via, molto veloce. Ma suerte. Con una plomb. Quello lì sta dormendo. Ed escape! Il pompelmo è salvo, ragazzi! La missione è terminata. Ora. Niente, quindi, ragazzi, questa prima missione di Ipan Blobone è stata terminata in maniera abbastanza scapestrata, ma è stata terminata. Ho ucciso un po' troppe persone, ma noi andiamo avanti.